Ciao a tutti! Oggi prepareremo il rotolo cuor di mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, lievito per dolci, scorza di limone, burro, vanillina, tuorlo, uovo, sale, mele tagliate a dadini, confettura di mele e cannella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone ed azionare il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la farina, la vanillina, un pizzico di sale, l'uovo e il tuorlo e il lievito. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Abbiamo steso la frolla, mettere nelle mele la cannella, ed amalgamare. Il resto della confettura spennellarlo su tutta la superficie. Mettere al centro le mele. Con l'aiuto della carta da forno chiudere formando un rotolo. Sigillare i bordi e posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25 minuti circa o fino a doratura. Il rotolo è cotto, lasciare raffreddare completamente. Tagliare a fette, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Rotolo cuor di mele. Grazie e alla prossima ricetta!